Grazie Antonio, buonasera. Vorrei cominciare la mia presentazione esprimendo sia la mia gratitudine che il mio rammarico. Gratitudine verso gli organizzatori che mi hanno gentilmente invitato a partecipare a questo convegno che ha luogo in questa città così meravigliosa. Mi conforta e mi gratifica sapere che la filosofia cinese sta diventando sempre di più parte della cultura generale e posso soltanto lodare iniziative come questa che tanto contribuiscono a rendere il pensiero cinese più accessibile al grande pubblico. Detto questo, devo anche esprimere il mio rammarico e la mia frustrazione, ormai di vecchia data, dovuta al fatto che non sono mai riuscito a imparare la lingua di Dante ad un livello che mi permettesse oggi di tenere questa conferenza in italiano. Per questo vi chiedo scusa e spero che... spero che non vi dispiace troppo se vi porterò nel mondo dell'antica Cina usando la lingua di Shakespeare. Molta grazie. When European thinkers, European Quando i filosofi europei, durante il periodo dell'Illuminismo, impararono e cominciarono ad apprendere gli antichi filosofi cinesi e i testi classici, alcuni di questi filosofi e pensatori trovarono nella filosofia cinese un'alternativa ad alcune delle grandi questioni che occupavano e preoccupavano i loro sistemi di pensiero. Ad esempio, il filosofo tedesco del XVII secolo, Gottfried Wilhelm Leibniz, che era uno dei primi filosofi europei più importanti ad interessarsi più da vicino, diciamo, alla civiltà cinese, era venuto a conoscere la Cina tramite appunto le lettere che Antonio ha appena citato dai missionari cristiani in Cina. Leibniz scrisse una breve dissertazione intitolata De cultu Confuci civili. In questo testo Leibniz vedeva in un filosofo cinese chiamato Confucio una soluzione per i problemi che gli aveva con Dio. Per Leibniz la figura di Confucio rappresentava una soluzione. Vedeva una società che non era governata sulla base o governata comunque dall'occhio punitivo di un Dio trascendentale, ma da un tipo di umanesimo che non richiedeva una figura di Dio trascendentale o assoluta. Il pensiero cinese, si diceva così, evitava di spiegare il mondo tramite le categorie metafisiche. I governanti cinesi e i saggi al loro servizio, si diceva così, erano orientati a questa pratica. Si concentravano sul qui ed ora. Si concentravano su come migliorare questa vita piuttosto che preoccuparsi eccessivamente dell'aldilà. In sintesi, il confucianesimo era visto come un'alternativa razionale rivolta alla società rispetto alle profonde questioni teologiche e metafisiche che resistevano nelle menti pensanti europee dell'epoca.
Now, needless to say, Leibniz over chiaramente idealizzava eccessivamente il pensiero cinese. His understanding that the confusion concept of a heaven, il concetto confuciano di cielo, that this concept was devoid of any supernatural, cioè privo di or suprahuman poteri powers, sovrannaturali o sovraumani, was exaggerated. Era secondo lui esagerato. But I want to begin by mentioning the story ma of the discovery of vorrei Chinese philosophy, iniziare a parlare della scoperta della filosofia cinese. Because the whole episode was one of those perché key moments questa in storia, history, questo che dico, è proprio l'inizio di quei momenti chiave della storia. When Chinese philosophy, e corrisponde al momento in cui la filosofia cinese o il pensiero orientale in generale, when the Orient provided the ultimate other for Western forniva thought, un'alternativa ideale al pensiero occidentale. And these moments are not limited to the 17th e questi momenti and the 18th non centuries, si limitano ai secoli, al secolo XVII-XVIII. Because the process in which Chinese philosophy, perché il processo in cui la filosofia cinese è ridotta a un numero di concetti chiave, valori chiave, che forniscono un'alternativa al pensiero occidentale, è un processo che continua, è continuato fino al giorno d'oggi. And indeed, nowhere is this more sicuramente apparent, non c'è luogo in cui questo sia più evidente the Chinese views of che nature il modo and the natural world in cui l'interpretazione cinese della natura e del mondo naturale sono adottati in dibattiti comparativi sulla natura or in comparative discussions about o in dibattiti comparativi or environmental in merito all'ambiente history, o alla storia dell'ambiente. The joys of technology. Le gioie e i dolori della tecnologia. I show you this slide. Vi mostro questa slide. Because simply to sort of show that in the last few decades, negli both in China decenni, and in the West, sia in Cina che nell'Occidente, there have been several books written that use China's ancient philosophers libri to try che si rifanno and seek agli antichi the origins filosofi of a sort of Chinese per rintracciare le origini di una coscienza ambientale nel passato cinese. Most of these publications la maggior parte di queste pubblicazioni organicism enfatizzano as the l'organicismo come una caratteristica peculiare della filosofia cinese. Now, the word sounds difficult, but it isn't. Sembra una parola difficile, ma non lo è. The idea is that the Chinese conceive of a harmonious continuity between human activity and the natural world. Interpretavano la realtà come un continuum fra l'attività umana e il mondo naturale. And you see, for instance, here in a volume, come vedete qui ad esempio, that was produced in 2001, che è stato prodotto nel 2001, entitled Taoism and che si intitola Taoismo ed Ecologia, which, by the way, contains some very interesting che essays, contiene dei saggi molto molto interessanti. But it also has a little subtitle, ed ha un sottotitolo which I can which is in the top corner near my che potete vedere indicato dalla freccia nell'angolino in alto and it reads Ways Within a Cosmic che, Landscape si intitola Vie di un paesaggio cosmico. The volume you see next to it is a, il volume accanto a volume that deal with, deals with confusion che philosophy si occupa and della filosofia dell'ecologia confuciana. And it is subtitled The Interrelation of Heaven, Earth and Humans. L'interrelazione di cielo, terra ed esseri umani. Now the point I would like to make vorrei semplicemente dire is what is happening here che ciò che accade qui is the assumption that Chinese society sought to live in harmony with nature. La società cinese vive in armonia con la natura. Whereas the West sought to conquer and exploit nature. L'Occidente cerca di conquistare e sfruttare la natura.
So the assumption is that Chinese philosophy, che la filosofia religious traditions e le tradizioni religiose cinesi would offer some desirable framework for the relationship between human beings per la relazione fra gli esseri umani e la natura. Since the argument goes, Chinese philosophy e la does not filosofia insist cinese non on the domination and the utilization si basa of nature. Sulla, sulla dominazione e lo sfruttamento della natura. So the China in these kind of in this kind quindi of imagery la Cina che viene rappresentata in questo immaginario is the China you might be familiar with from è la Chinese Cina landscape che forse paintings. Vi è familiare quando pensate ai dipinti cinesi, di paesaggi cinesi. Of the Taoist hermit who ad retreats from the world to live in harmony with nature per vivere in armonia con la in natura these mountain landscapes that si you see on Chinese landscape paintings. Paesaggi montani tipici che vediamo nei dipinti di paesaggi cinesi. It's the China of the poet who writes verses about the flowers outside his bamboo thatched cottage. It's the China of the perfectly balanced gardens. Dei giardini cinesi in perfetto equilibrio. Or even the China of alternative medicine o la Cina della medicina alternativa, dell'agopuntura, che si basa quindi sul ripristino dell'equilibrio nel corpo attraverso flussi di energia, più che invece cercare una sconfitta virale fornita da medicazioni aggressive o da interventi fisici. In short, it's the China that in breve, la Cina that human che sostiene che gli esseri umani siano piccoli, actors attori in piccoli ed insignificanti in un cosmo energetico e in continuo cambiamento che cercano di vivere in armonia con esso. Vedete infatti il piccolo, la piccolissima figura umana in cima alla montagna. So how then did the Chinese conceive quindi, of the cosmos? Come concepivano i cinesi antichi il cosmo and the natural environment e in which they l'ambiente lived? Naturale in cui vivevano? I'm going to divide my talk in two main parts. La lezione è divisa in due parti. First, I'm going to introduce prima di tutto some of the basic concepts introdurrò of Chinese delle nozioni basilari della filosofia that cinese will hopefully help explain che spero vi aiuteranno a how capire the e a spiegare come i cinesi of nature, concepivano of the cosmos il mondo, at large. La natura, il cosmo in generale, as this great continuum cioè come un that grande continuum che enfatizza l'armonia, la spontaneità e l'unità degli esseri viventi nel proprio ambiente. But in order to avoid reducing Chinese ma per evitare di ridurre il pensiero cinese concepts, a un, semplicemente a una serie di nozioni filosofiche it, e per evitare anche di idealizzarlo troppo I also want to present you with an antidote voglio in the anche second part darvi of my talk, un antidoto che vi verrà fornito quindi nella seconda parte della mia lezione in cui sostengo che l'interpretazione cinese del cosmo rappresentata nei testi filosofici o anche nell'arte e nella poesia non è poi necessariamente riflessa nel modo pratico con cui gli esseri umani nella Cina tradizionale interagiscono con la natura. I insist on offering this note of caution since vorrei I believe sottolineare la necessità di essere no cauti perché credo che nessuna civiltà instauri un rapporto con l'ambiente naturale sulla base di ideologie only cosmologiche o sulla base di paradigmi intellettuali soltanto. And so therefore we must allow for the same degree of diversity dobbiamo and exception in the case of un certo grado di diversità e di eccezione diciamo come nel caso della Cina, come facciamo poi per il pensiero occidentale? Briefly speaking, when I mention ancient quindi, China, in breve, quando parlo di Cina antica, I refer to a period that is traditionally referred to as the Warring States and early imperial period. Come periodo dei regni combattenti o prima epoca imperiale. Roughly the period between the two il periodo quindi che corrisponde a quello compreso fra le due frecce. So it's roughly the time that coincides with Plato, Aristotle, Alexander the Great in ancient Greece, Platone, Aristotele, Alessandro Magno and it ends Grecia, at the time of the late Republic and the dawn of the Augustan period della tarda Repubblica e l'inizio dell'era Augusta a Roma.
It was a time when China gradually evolved from a confederacy of feudal states into the great unified empire. A un unico impero. And that's of course a form which it has retained in many ways up to the present day. E quindi questa è una forma che poi ha mantenuto fino al giorno d'oggi. Why is this period important? Perché è importante questo periodo? Because this is the period where we saw the most important social, political, and intellectual developments in ancient China in many ways. Più importanti dal punto di vista socio-politico ed intellettuale in Cina. This is the time of the great philosophical schools. È il tempo delle grandi scuole filosofiche. This is the time when we see literature, anecdotal, and popular emerging. Dell'emergere di letteratura popolare aneddotica. And this is the time when historiography and bureaucracy originated. Si svilupparono la storiografia e la contabilità. If one was to ask whether or not the classical Chinese language has an equivalent to a concept of nature, se ci si chiedesse se in cinese ci fosse un equivalente al concetto di natura, sarebbe difficile scegliere uno o due termini specifici. Chiaramente le questioni poste dai filosofi, come ad esempio, c'è nella lingua cinese un concetto di natura? Sono problematiche come porsi la stessa domanda riferita alla lingua greca, latina, eccetera, o inglese anche. E come ho appena indicato, i dibattiti, le discussioni sulla natura non devono mai essere ridotte a un dibattito filologico o comunque prendere in considerazione solamente delle parole chiave. Di fatto si potrebbe dire che l'assenza di una definizione costituisca una delle caratteristiche fondamentali del pensiero cinese classico. Un termine che viene spesso associato ai concetti cinesi di natura è il termine che in cinese si pronuncia Ziran, che vedete qui in fondo. Non voglio insegnarvi cinese solo per spiegare. Ma questo termine può essere tradotto come così di se stesso. Essere di proprio accordo, in accordo con se stessi. Quindi il termine implica la spontaneità. E non ha niente a che fare con una realtà fisica o oggettivizzabile. Descrive lo stato dell'essere piuttosto che una qualità essenziale. E quindi è totalmente diverso dal concetto greco di physis. Se interpretiamo physis come un termine fisico, il mondo fisico, allora Ziran in cinese rappresenta e indica proprio la modalità di essere delle cose. And it includes elements that we include would habitually assign to the realm of human society or culture. Che sarebbero assegnati all'ambito della società umana o alla cultura in generale. The majority of China's philosophers La maggior parte dei filosofi cinesi non sono mai stati turbati dalla questione cos'è una cosa. But instead they were interested ma piuttosto erano interessati nel come funzionano le cose. Quindi la prevalenza del come sul cosa è ciò che vediamo in uno dei principi fondamentali che governano l'universo e la vita tutta, cioè il Dao. E qui vedete illustrato. Sicuramente lo avrete sentito nominare. It's a very important term. Si tratta di un termine molto importante, tutti lo usano, but it's very difficult to define ma è anche difficile definire di cosa si tratta. The Chinese character itself is composed of two il carattere cinese stesso è composto di due parti, come vedete. The bottom part,
la parte in basso, means, whoops, the bottom part means to lead, significa condurre. And the top part, e la parte in alto, la parte superiore, è una rappresentazione del capo, della testa. And originally the term occurs in the context of originariamente leading a river, questo termine si trova nel contesto di condurre un fiume, fare in modo che il fiume non esondi. Even the element head can mean anche to l'elemento lead. Della testa può far pensare a questo concetto del condurre. So what then does it mean? Quindi cosa significa? In its most simple explanation, the nella Tao sua spiegazione is a più semplice, il Tao è una strada, a way, una via, a method, un metodo, an art, un'arte. It can also refer to e può anche teachings. Fare riferimento degli insegnamenti. It can even mean to explain something. Può anche significare spiegare qualcosa. But the most fundamental basic meaning is ma a il way. Significato primario è quello di via. Or a path, if you like. O un cammino, se preferite. So even if we do not understand anything quindi of the world anche around se us, non capiamo nulla riguardo al mondo che ci circonda, we can understand that it operates possiamo comunque capire to a che opera, pattern. Agisce in base ad un andamento, un percorso specifico. So the Tao is your roadmap. Quindi il Tao è proprio una mappa. Un cammino. Tao therefore is the principle that governs Tao, quindi è il principio the running of in the universe. Che governa tutto le tutte le cose dell'universo. Process that regulates the natural è il processo cycle spontaneo che regola il ciclo naturale dell'universo. I'm going to pretend to be a Chinese philosopher. Adesso farò finta di essere un filosofo cinese. And if you ask me the question, e se mi chiedete what's the meaning of life? Qual è il significato della vita? Admittedly a very big question. Chiaramente è una domanda importante, una grande domanda. Then the Chinese philosopher would say, un the filosofo answer cinese doesn't exist. Comunque direbbe la risposta non esiste. And I would ask a different question, namely, how e io do you live farei una domanda life? Diversa, cioè come vivi la tua vita? So the Tao of life. Quindi il Tao della vita non è nient'altro che il cammino che si deve seguire per attraversare la propria vita, dalla nascita all'anzianità, facendolo in modo soddisfacente dal punto di vista fisico e psicologico. Quindi molte scuole di filosofia cinesi hanno fornito diverse risposte a queste questioni, ma tutte parlano del Tao. I filosofi confuciani che sottolineano l'importanza della cultura e della moralità umana parlano del Tao come via dell'umanità. I taoisti che sostengono che il miglior modo per preservare la vita sia ritirarsi dalla società utilizzerebbero questo termine per descrivere il ritmo fondamentale del mondo naturale dell'universo. Quindi per illustrare, per spiegare questo pensiero, a volte potrebbe essere utile rifarsi alle immagini naturali originali che fornivano ispirazione per alcuni di questi termini. Ho già parlato dell'acqua. L'acqua è un esempio molto lampante. La filosofia occidentale, le scienze occidentali, sono sempre state ossessionate dalla domanda sul quid, sul cosa. Hence, for instance, to the question, what is water? E per esempio, in risposta alla domanda cos'è l'acqua, the scientist amongst you may say, water uno scienziato potrebbe water is dihydrogen dire monoxide, che H2O. È biossido di idrogeno, H2O. Alternatively, you could oppure, answer, si potrebbe rispondere che l'acqua è una cosa bagnata, che scorre, che a volte è potabile ed è essenziale per irrigare le risaie.
E la prima risposta potrebbe essere etichettata come una risposta greca, la seconda come una risposta cinese. Quindi, in breve, una cosa è ciò che essa fa. E l'unica cosa utile da fare in qualità di intellettuali è descrivere il percorso lungo il quale questa cosa si muove. Utilizzerò adesso un'altra immagine. Quando guidate sull'autostrada e si è in coda, fermi in coda, non vi fate domande metafisiche su cosa sia l'autostrada. Ma vi chiedete come faccio a muovermi in modo più veloce dal punto A al punto B. That's the Dao. E questo è il Dao. And you see now why the word Dao. Adesso capite perché la parola Dao è stata usata nell'Occidente per qualunque tipo di comportamento. The way of warfare. E ad esempio l'arte della guerra, ci sono libri invece che parlano del Dao del corpo, il Dao del saggio, il Dao del gentiluomo. Ho visto persino pubblicazioni che parlano del Dao del management, il Dao del sesso ovviamente. E l'ultimo, il Dao del Pooh, cioè di Winnie Pooh. Okay, enough about the Dao. Ok, adesso basta parlare di Dao. Now that we know that the universe, adesso che sappiamo che l'universo che ci circonda agisce seguendo una certa roadmap, un certo Dao, da cosa è composto? Where does it come from? E da dove viene? La cosmologia cinese è molto diversa dalla gran parte delle cosmologie nel pensiero occidentale, la cosiddetta tradizione giudeo-cristiana. Un esempio lampante è il fatto che i cinesi non abbiano un mito della creazione o comunque non credono in un creatore ovvio. I filosofi cinesi non fanno affatto riferimento a un corso iniziale, quindi non c'è un Big Bang che ha dato inizio a tutto. Quindi l'idea che il mondo è stato creato dal nulla, da un essere onnipotente o da un legislatore universale, se vogliamo, un Dio sovrannaturale, era quindi molto meno dominante nella tradizione cinese. L'universo cinese è prima di tutto un universo organico. Ciò significa che l'universo è concepito come un campo energetico di forze naturali che si generano l'un l'altra. Gli esseri umani quindi non sono prodotti di un creatore, ma sono visti come parte integrante della natura. Quindi, mentre nella tradizione giudeo-cristiana vediamo una battaglia costante fra lo spirito e la materia, fra gli oggetti e gli attributi, in Cina tutto viene interpretato come un comportamento, comportarsi in un certo modo. Non perché ci sono state delle azioni precedenti o degli impulsi di altre cose, ma perché le cose hanno un comportamento intrinseco che gli è dato. L'acqua è bagnata sia che siamo scienziati, sia che siamo delle persone assetate. Right. Bene, quindi la materia elementare di tutte le cose si chiama Qi, ed è quello che vedete sulla slide. Probabilmente avrete già sentito parlare di Qi, specialmente se si ha a che fare con la medicina alternativa, corsi di dietologia, eccetera. Io dico ai miei studenti di non tradurlo affatto. Lo chiamiamo Qi, semplicemente. But that's the easy way out. E chiaramente è la soluzione più facile.
Translations could be vital energy. Traduzioni possibili potrebbero essere energia vitale, energia essenziale, breath, alito, etere. Everything is made up of chi. Tutto è fatto di chi. Including inanimate matter, compresa humans, la materia inanimata, gli esseri umani e gli animali, the sky, il cielo, anche le nostre idee, le nostre emozioni. Now, Chinese, or scholars of the Chinese language, gli studiosi della lingua cinese credono che il carattere cinese, il pittogramma cinese, sia rappresentato dal condensa, dal vapore che sale dalle pentole sui fornelli accesi. Questo elemento in basso è la grafia cinese che rappresenta un chicco di riso, se vogliamo. La parte in alto invece rappresenta quindi la nuvola di vapore. So chi is, quindi il chi, the steam that boils out of your è pots when you're il vapore cooking che sale dalle pentole quando ad esempio si cuoce la pasta, non è nient'altro che questo. Equivalents that have been used include sono stati the Greek usati pneuma, degli equivalenti come ad esempio il greco pneuma, spiritus in Latin, lo spirito latino, prajna in Sanskrit, prajna in sanscrito, in short, all concepts that have soulish tutti qualities, concetti comunque che hanno qualità legate all'anima, the breath of life, il respiro, l'alito di vita. And so from that original meaning it then comes e quindi to da mean, questo significato you know, originale, originario, stuff, si arriva o comunque a spiegare, ci si riferisce alla materia primaria dell'universo. Now, chi manifests itself quindi il chi si manifesta forms, in varie forme and in various forms of consistency. Di consistenza. Heavy chi o coarse chi pesante, quello pesante si posa a terra e diventa terreno. Il chi più leggero e raffinato si innalza e diviene cielo, nuvole o comunque corpi celesti. Il chi si esprime in vari gradi. It can expand or it can congeal. Può espandersi o rapprendersi. Può concentrarsi o dissiparsi. It can be muddy or blurred or very refined. Può essere torbido, confuso o molto raffinato. Now, some of our philosophers argue alcuni dei nostri filosofi sostengono che gli esseri umani fossero a metà strada fra questi due estremi. Si pensava che il corpo fosse fatto di un chi più grossolano, mentre il cuore, o comunque il cuore ragione, sede delle emozioni, fossero quindi fosse il detentore di un chi più raffinato. Un filosofo della dinastia del periodo Han, secondo BC, del secondo secolo avanti Cristo, he states that coarse chi afferma forms che il chi grezzo forma gli animali e il chi raffinato gli esseri umani. So the interesting thing is that the quindi è interessante vedere che la base fisiologica degli animali e degli esseri umani era percepita come fatta della stessa materia elementare. La differenza fra gli umani e gli animali risiede proprio semplicemente nella densità del chi. C'è un grado diverso di raffinatezza del chi. We're gonna leave chi behind. Adesso concludiamo con il chi. And if the universe is composed of chi or vital energies, a un altro argomento, anche se l'universo è composto di chi o di energie vitali, come, in base a cosa, a quali meccanismi funziona? La maggior parte dei filosofi in Cina sostengono che i meccanismi elementari del cosmo siano azionati dal concetto di cambiamento. L'unica certezza che abbiamo quando guardiamo l'universo che ci circonda è che tutto è in costante cambiamento. Le stagioni, my body, your body, il mio corpo, il tuo corpo. We are born when we are bald and we have no hair as babies. Quando nasciamo siamo calvi, non abbiamo denti.
diventiamo adulti e diventiamo quindi anche più fisicamente forti. E poi invecchiando torniamo un po' ad essere di nuovo bambini, perché perdiamo di nuovo i denti, perdiamo i capelli, iniziamo a camminare più goffamente. E quando siamo molto vecchi torniamo proprio allo stadio infantile. Tutto cambia. Quindi questo è l'andamento naturale, se vogliamo, del mondo naturale. Quindi gli intellettuali della Cina antica riuscivano a spiegare il cambiamento. In questo modo c'erano vari testi che elaboravano e sostenevano che tutte le specie animali, vegetali e minerali mutavano attraverso un processo di metamorfosi. E questi testi affermano anche che i confini fra le varie specie animali siano molto indistinti, vaghi, e spesso gli esseri umani sono classificati come creature nude fra altre specie, come specie con pelo, piume, squame, eccetera. Now, practically speaking, dal punto di vista pratico, in an agricultural society, in una società agricola, being able to explain essere why in grado di spiegare perché ci sono cambiamenti nei vari momenti dell'anno, chiaramente è una cosa molto importante. E questo è il motivo per cui il calendario agricolo cinese, che dice ai contadini quando iniziare a seminare, raccogliere, eccetera, viene inteso come qualcosa che faceva parte della proprietà dell'imperatore. Qualcuno che è in grado, chi era in grado di disegnare un calendario, di scrivere comunque un calendario, era una persona potente, perché si è in grado di gestire il tempo degli altri. Questo è il motivo per cui le civiltà principali hanno il loro calendario. And one finds sometimes that with Chinese New Year, one of the most favorite gifts you get from Chinese officials is a calendar. E uno dei regali più tipici che si riceve dai rappresentanti cinesi è proprio il calendario. As if to say, this is how we see the next year. Come a dire, questo è il modo in cui noi interpretiamo l'anno che verrà, come lo vediamo. So the Chinese sage is the Quindi manager of change. Il saggio cinese è il gestore del cambiamento. We move on to another concept which adesso no passeremo doubt many of you a un altro seen. Concetto che molti di voi già probabilmente conoscono. If the cosmos exists of qi, se il cosmo è costituito dal qi, and if the cosmos is constantly e se il cosmo è continuamente soggetto al cambiamento, how are these changes manifest? What is the mechanism? Come si manifestano questi cambiamenti? Qual è il meccanismo? Now, as early as the 4th century BC, nel IV secolo avanti Cristo, i filosofi cinesi sostenevano che il mondo poteva essere interpretato come un sistema complementare di forze yin e yang. Io spiego questo concetto utilizzando uno schema molto noto che rappresentò quest'idea alcuni secoli più tardi. E credo che sia uno dei tattoo preferiti dai teenager, dei tatuaggi preferiti dai teenager. What it represents is the cosa universe rappresenta? Rappresenta l'universo two, che è diviso along two planes. In due piani, in due parti. The vertical division goes from north to south. Abbiamo una divisione verticale da nord a sud. On the left side is yang, a sinistra right side is yin. Abbiamo lo yang, a destra lo yin. And each side contains e ciascun lato the core contiene of the other. Il seme dell'altro, il nucleo dell'altro. There's a little bit of yin here. Quindi c'è un po' di yin qui e un po' di yang qua.
Yin e Yang lo Yin e lo Yang sono più facili da capire se ci si riferisce ad essi come dei simboli complementari, dei segni complementari. Yin originariamente sta ad indicare il lato ombroso di una montagna, mentre lo Yang è il lato illuminato. E quando queste due modalità si allontanano dalla loro coesistenza armoniosa, squilibri come malattie, morti o disastri naturali sono le conseguenze. Quindi Yin e Yang sono un dualismo, ma non rappresentano cose. Quindi sono come due strumenti analitici che ci permettono di descrivere la nostra esistenza in base, sulla base di due aspetti. Quindi ad esempio il chiarore contro l'oscurità, il fuoco contro l'acqua, il rumore e il silenzio, maschio e femmina. Ma dobbiamo ricordarci che niente è Yin o Yang di per sé. Vi spiego meglio. La maggior parte delle introduzioni alla filosofia cinese che non sono state scritte in modo appropriato dicono che Yang è il maschio e Yin è la femmina. Però questo è sbagliato. Può essere così, ma dipende di cosa stiamo parlando. Ad esempio, se parliamo della forza fisica, si può chiaramente dire che il maschio è Yang, perché gli uomini fisicamente sono più forti e le donne quindi sono Yin. Quindi, in riferimento alla forza fisica, l'uomo è Yang e la femmina è Yin. Ma queste funzioni possono essere reversibili. Perché, ad esempio, se si parla di riproduzione, le donne sono chiaramente più vitali e sono più adatte a sostenere la vita umana rispetto agli uomini. L'inseminazione richiede meno energia rispetto all'incubazione, al nutrimento. Quindi in questo caso si identificherebbero le donne come Yang e gli uomini come Yin. Quindi si intrecciano e si mescolano a seconda della situazione. In questo momento, io sono qui seduto di fronte a voi, vi parlo. Io sono Yang nel contesto di questo ambiente, perché io ho il microfono e ho anche il podio da cui parlare. E voi siete Yin, perché mi ascoltate? Appena finirò il mio discorso e vado a casa, apro la porta di casa e mia moglie mi chiede dove sei stato ieri sera, divento Yin e lei invece diventa Yang. Quindi questi due aspetti sono complementari. Non ha senso parlare delle montagne senza le valli, di parlare della mascolinità senza il concetto di femminilità. Non si può parlare di padre senza considerare il concetto di madre, di figlio, o di moglie senza marito, di caldo senza freddo, di maestro senza discepolo. E quindi per i cinesi l'intero cosmo è una rete correlata. Tutto è legato a tutto. Ogni elemento richiede un altro elemento per poter funzionare. Quindi riuscite a capire come questo tipo di immaginario possa essere attraente, allettante per gli ecologisti, perché tutto dipende da qualcos'altro, tutto è complementare.
ma ne parleremo ancora più avanti. A last set of key terms, un'altra serie di elementi e termini chiave is one known as the five phases. È definito come le cinque fasi. Basically, by the time of China's first prolonged dynasty, con la prima dinastia prolungata imperiale cinese, la dinastia Han, le persone già vedevano il mondo come un sistema di corrispondenze spaziali e temporali. E questa corrente di pensiero è meglio nota come confucianesimo Han ed è un meccanismo fondamentale per spiegare il mondo ed è stato utilizzato fino al XIX secolo. L'idea è che oltre a vedere l'interagire di fenomeni naturali come un movimento di yin e yang, tutto ciò che ci circonda può essere interpretato sulla base di cinque fasi. Quindi alla base di questo schema sta l'assunto che tutti i fenomeni naturali e culturali dell'universo sono interrelati, che gli elementi hanno un'influenza reciproca e che tutti i fenomeni del mondo possono essere descritti da un ciclo. Adesso ho riportato una tabella per farvi degli esempi. Per i cinesi ci sono cinque stagioni, perché chiaramente ci deve essere questa corrispondenza al ciclo di cinque. Ci sono cinque elementi, quindi legno, fuoco, terra, metallo e acqua. E chiaramente tutto ciò che ci circonda deve corrispondere a questo ciclo che consta di cinque fasi. The nice example is the colors in the right column. E l'esempio interessante è quello che vedete nella colonna destra. Look at the color of the center. Guardate i colori. Il colore al centro che si identifica col centro è il giallo. Yellow is the yellow earth, is the color of the emperor, is the quindi color of authority, giallo is the color è il colore power. Della terra, dell'imperatore e del potere centrale, quindi. Now, interestingly, quindi è molto interessante vedere this scheme identifies human che questo schema as identifica naked creatures gli esseri umani come creature of, you know, nude che rientrano in queste cinque fasi, fanno parte di questo ciclo. So instead of putting humans quindi anziché on an evolutionary ladder, mettere gli esseri umani su una scala evolutiva, you know, like I suppose Aristotle and later Darwin, come ad esempio Aristotele e più avanti anche Darwin, chiaramente. The Chinese did not conceive necessarily of the living creatures non concepivano gli esseri viventi come organizzati in base a un progresso evolutivo. The only way to define human beings l'unico is by modo their per definire gli others. Esseri umani è sulla base delle loro proprietà in relazione agli altri. Which is one of the reasons, for example, che è uno dei motivi per cui why in many periods of Chinese history, in molti periodi della storia cinese non-Chinese people or barbarians, so i barbari o comunque coloro che non erano persone cinesi were identified with erano animals. Identificati come animali because they were wearing animal hides, perché chiaramente indossavano pellicce di animali they were thought to eat food that was not cooked, e comunque mangiavano cibo che non veniva cotto. In other words, there was no conceptual difference quindi non c'era una differenza concettuale fra la vita di esseri umani che vivevano intorno al centro e la vita di animali. Now the emperor, quindi l'imperatore as the most exalted figure in the whole universe, che era la figura più esaltata in tutto l'universo, is of course charged with maintaining the link or the balance, ha la responsabilità di mantenere questo legame, questo equilibrio fra tutto ciò che ci circonda, il cielo and his subjects. E i suoi sudditi. The emperor, as I said, is identified quindi, with yellow, l'imperatore, come ho già detto, viene identificato dal colore giallo and is identified with the dragon. E si identifica anche nel drago. And
In essence, what is the Chinese dragon? Quindi essenzialmente cos'è il drago cinese? It's a hybrid. È un ibrido. It incorporates body parts of a whole lot of other animals. Incorpora parti del corpo di altri animali. It can swim, it can fly. Può nuotare, volare. It can hide, it can show itself. Può nascondersi o mostrarsi. It can be dangerous, it can be peaceful. Può essere pericoloso o pacifico. It is not quite human, but it is non è identified with umano, the emperor. Ma può essere identificato con l'imperatore. So the dragon is to the animal world what human what the emperor is to the human world. Il drago sta al mondo all'universo come l'imperatore sta al mondo umano. How does the emperor practically E l'imperatore praticamente come fa a tenere queste cose insieme? Funge da legame fra gli umani e il mondo naturale, fra il cosmo e il microcosmo. How does he do that? E com'è possibile questo per l'imperatore? He has officials and courtiers. Chiaramente ha degli uffici, dei rappresentanti, dei cortigiani that interpret the skies che sono for him. In grado di scrutare e interpretare il cielo. That report on strange events in the natural che world. Riportano e riferiscono eventi particolari nel mondo naturale and that help him to explain these changes e che lo aiutano a spiegare questi cambiamenti nel mondo naturale come segni di eventi politici, as omens. Come proprio dei segni sacri, dei simboli. E ora questo principle of an emperor who is the key finger, the link quindi between heaven and earth. L'imperatore è l'elemento chiave che lega il mondo e l'uomo. That is a concept you see in what is probably the most quoted concetto che si trova in una delle frasi più citate della filosofia classica cinese. Policy makers and citata da grandi politici in China today. In Cina oggi. The unity of heaven and man. L'unità del cielo e dell'uomo. In Chinese, Tian Ren Hei. We won't translate. In cinese Tian Ren Hei. But this is increasingly massaged into an e questo ideology però viene sempre più plasmato in un'ideologia che vuole promuovere lo sviluppo sostenibile, un equilibrio ecologico, un'armonia fra l'uomo e la natura. So can you see how this type quindi of thinking, capite come questo tipo di pensiero this kind of cosmological thinking tipo di pensiero cosmologico insists on harmony between things, punti sull'armonia fra le cose rather than a separation between piuttosto che subject sulla and object. Di separazione fra soggetto e oggetto and so it's very easy e quindi è molto facile for policy makers to talk about per i politici parlare di armonia di tutti i membri della società with no individuals sticking out as individuals. Senza individui che spicchino all'interno della società come tali. Because we're all part of that big network. Perché tutti facciamo parte di questa grande rete. But of course that's a utopia. Ma questa è chiaramente un'utopia. And so now I want to give you the antidote. E quindi adesso vi devo dare l'antidoto. Because cosmology is perché obviously la cosmologia not easily linked to chiaramente actual non behavior. È legata in modo chiaro e facile al comportamento fattuale. There are some clear examples ci sono degli esempi chiari di trasformazione pratica di questo pensiero filosofico. Ho già parlato del calendario. There is no doubt that senza dubbio la retorica predominante nei testi filosofici cinesi antichi è l'enfasi posta sull'armonia. Ma gli scettici potrebbero dire che quando i filosofi insistono sulla continuità fra la società umana e la natura, questo dovrebbe essere interpretato come come una prova che gli opposti sono più vicini alla verità che nella realtà. It is very doubtful, for example, that farmers in ancient China è molto difficile che i contadini, i cittadini comuni
that they conceived contadini of their natural environment as the cosmic concepissero il loro ambiente come il paesaggio cosmico a cui si riferiscono gli studiosi di Daoismo. Ad esempio, degli studi recenti suggeriscono che il cosiddetto paesaggio cosmico nel periodo dal V secolo a.C. alla fine della dinastia Han non mostrassero dei cambiamenti particolari fra i livelli di umidità e anche nella temperatura media. Per tutti gli eremiti daoisti e per i poeti della Cina antica, una stima che si basa su dei registri scritti sostiene che in meno di 4 secoli delle 6 dinastie la Cina fu perseguita da disastri naturali, da epidemie, con un tasso di frequenza del 21%, quindi una volta ogni 4 anni e 7 mesi. E non a caso questo dipendeva dalla stabilità politica. Quindi per ogni riferimento che c'è all'armonia fra uomo e natura, si possono trovare esempi di siccità, mancato raccolto, deforestazione, infestazione di insetti, eccetera. E se si studiano attentamente questi registri storici, si possono trovare esempi tragici di disastri ambientali. Voglio farvi un esempio, which is a very moving case, che è un caso molto commovente, and it occurs in a text che si trova in un testo del secondo secolo avanti Cristo, and it talks about a young boy who e parla di un ragazzino che è stato rapito all'età di 4-5 anni da una famiglia povera, sold into slavery from è stato venduto come schiavo da un padrone all'altro, finché non finì lavorando per un industriale nell'industria del ferro vicino alla città di Luoyang, che adesso è Henan. Il testo dice che questo ragazzino aveva deforestato un lato di una collina per scavare, per ricavare del carbone, e una notte, mentre lui e gli altri schiavi stavano dormendo, ci fu una valanga che li seppellì tutti quanti. Quindi questo è ciò che troviamo nelle fonti scritte. Quello che voglio dire è che dobbiamo essere consapevoli del fatto che in realtà lo Stato cinese ha cercato di proteggere le risorse naturali e di plasmare la natura. E lo ha fatto mobilitando le popolazioni per svolgere dei progetti ingenti, collettivi, come ad esempio la Grande Muraglia, spesso su larga scala, con un alto livello di coercizione. Ma i cinesi sostengono anche che cercano comunque di far prevalere il primato della collettività sull'individuo, calpestando le questioni locali in nome dell'apparentemente interesse più ampio dell'impero. Quindi tutti oggi parlano del potenziale per un disastro ambientale in Cina, perché comunque adesso l'economia cinese si sta sviluppando. Non sarebbe corretto associare il decadimento ambientale in Cina solo in base a quello che vediamo relativamente al maoismo, come ad esempio le campagne per la conquista della natura nell'ultimo secolo, oppure lo sfruttamento delle risorse naturali nella Cina odierna. L'antropologista Robert Weller
offre una correzione, propone una correzione interessante, cioè ci ricorda che ad esempio le risaie sono degli ambienti creati dall'uomo. Dei progetti edili enormi, come ad esempio la grande muraglia o il grande canale, che è un canale che già nel VI secolo d.C. misurava 1776 km, possono essere paragonati in termini di impatto ambientale alla mostruosità ambientale della diga delle Tre Gole, che ha portato allo spostamento di 3 milioni di persone, di comunità. Sulla destra vedete un'immagine del Grande Canale che collega Pechino alle città sottostanti, come vedete, che è stato avviato nel VI secolo e già misurava 1776 chilometri. Vi faccio questi esempi per dimostrare o dire comunque che i filosofi cinesi a volte dovrebbero abbandonare il proprio cavallo cosmico per immergersi nella realtà dei dati storici. E comunque, quando parliamo della percezione della natura nelle civiltà, una cosa che dobbiamo sempre tenere in considerazione è che non parliamo mai della natura in sé per sé, parliamo sempre di percezioni della natura. E quindi concluderò la mia lezione con un esempio molto potente, molto simbolico, che è portato quindi dal mondo naturale nella Cina tradizionale. Nella Cina antica un territorio geografico era interpretato come un'unità sociobiologica, cioè le persone credevano che ci fosse una congruenza fisica, una similitudine fisica fra il terreno e i suoi abitanti. Ad esempio, le persone che vivono nei climi caldi chiaramente pensavano avessero un carattere più temperato, oppure il colore della pelle che era associato al luogo di origine, eccetera. Alcuni autori sostenevano addirittura che le persone parlano il linguaggio degli animali con cui condividono un habitat. And so only the exotic or most powerful among the species le specie più esotiche o potenti erano in grado, secondo i cinesi, di andare al di là dei propri limiti territoriali per vivere nel loro habitat. Tradizionalmente i governanti cinesi affermavano il proprio potere sociale, politico ed economico viaggiando attraverso il proprio territorio, scambiando beni tributari con i popoli vicini, cacciando e consumando ritualmente appunto selvaggina oppure raccogliendo piante come proprio un atto di conquista. Quindi i governanti cinesi si dirigevano e viaggiavano verso la periferia del proprio impero, e quando volevano mostrare il proprio potere in modo simbolico viaggiavano fino alla capitale portando prodotti naturali, memorabilia, strange plants, exotic animals. Piante strane, animali esotici. There is a nice example of the first C'è un esempio molto interessante della prima giraffa che veniva da Mombasa durante la prima dinastia dei Ming. Tutte queste creature venivano poi raccolte nei parchi imperiali, come nel mondo britannico tutti gli animali esotici venivano raccolti negli zoo vittoriani.
or you could see how in international foreign relationships with China the panda bear. E oppure ad esempio, che è molto importante dal punto di vista delle relazioni internazionali, l'orso panda aveva delle funzioni simboliche molto importanti. In questi enormi parchi, quindi, l'imperatore camminava, cacciava strane creature, esaminava la flora e la fauna esotiche, come se proprio stesse attraversando il proprio impero. Uno dei parchi più famosi è lo Shangling, che viene rappresentato qui in un dipinto. Questo è il parco dell'imperatore Han Wudi ed è il parco che viene descritto in molto dettagliatamente in alcune poesie, che non fanno altro che riassumere con delle liste molto dettagliate tutti i tipi di piante, minerali, eccetera. Ma tutte queste immagini dovrebbero anche farci capire che dovremmo deromanticizzare la natura selvaggia. Natural landmarks such as forests, degli elementi fondamentali naturali come le foreste, le paludi, i fiumi, gli stagni, nella Cina antica erano concepiti come proprietà del governante o della corte, o almeno comunque dovevano fornire mezzi di sussistenza al governante per le proprie spese private. Un testo persino afferma che i profitti delle montagne e dei mari e i prodotti delle grandi paludi sono ricchezza da immagazzinare per l'impero. In altre parole, la natura romantica, quindi ad esempio le montagne dei paesaggi montani che vediamo, che conosciamo, appartengono al tesoro imperiale. E quindi l'idea che la natura selvaggia debba essere legata al tesoro imperiale non è priva di significato, perché lascia intendere che riferimenti ai punti di riferimento naturali, come ad esempio l'ultimo rifugio dalla cultura, sono posti associati comunque alla ricchezza, al potere, ai beni, e come in Europa sono associati all'intrattenimento dei potenti. Quindi la Cina antica ci lascia due immagini distinte del mondo selvaggio, della natura. La natura è un mondo di armonia, un rifugio, un mondo di riflessione, di eremitaggio, di distanza dalla società. Ma allo stesso tempo la natura è proprietà privata di chi detiene il potere, una sfera commercializzata, sfruttata, che viene associata a pochi privilegiati, un bene esclusivo che permette la generazione di ricchezza attraverso mezzi diversi dall'agricoltura e l'artigianato. Quindi, considerando che l'interpretazione e la manipolazione del mondo naturale erano così legate al potere politico, non ci sorprende che i testi cinesi siano pieni di aneddoti che illustrano come il mondo naturale risponda al comportamento umano positivo. Adesso vorrei concludere la lezione di oggi con un esempio che potrebbe portarci a pensare allo sviluppo sostenibile, e con un esempio del passato della Cina. Ad esempio le persone dell'Unione Europea che pensano alla politica sulla pesca a livello europeo. Nel
nel primo secolo avanti Cristo, negli ultimi anni del primo secolo avanti Cristo, c'era un ufficiale locale, un funzionario ufficiale locale che riferiva che nella sua provincia i pesci non si mostravano, non comparivano ogni volta che si mettevano delle nuove tasse sul pescato. The village elders claimed e gli anziani del villaggio dicevano che quando l'imperatore imponeva un monopolio di Stato sul prodotto pescato, i pesci si nascondevano in fondo al mare. Later, however, e più avanti però, quando fu dato di nuovo il permesso di pescare, il pesce tornava fuori, come proprio se fossero disposti i pesci ad essere catturati, pescati. Ecco, questo rappresenta l'unità tra uomo e natura. Ma adesso che siamo passati dalla teoria cosmica a pesci che sacrificano se stessi, è giunta l'ora di concludere. Quindi grazie per l'ascolto.